Ragazzi, qua è il Pepis del futuro che vi parla, che vi vuole dire che questo video è molto particolare, quindi prendetelo come un video extra, così. È una cosa strana che vedrete. Io e Graziana abbiamo già registrato un video dove dormiamo insieme e ci riprendiamo la notte per vedere cosa succede. Se questo video arriverà a 20.000 like, lo pubblicherò, altrimenti fa niente, voglio vedere se lo volete vedere oppure no. Quindi lasciate like e commentate e ditemi che ne pensate di questo video. Ragazzi, per questo video io saluto Samuele Tionisio, bella bro. E io saluto Alessandra Pacello. Ciao! Bella ragazzi, anche voi volete essere salutati? Attivate la campanellina e lasciate like. Hey Yas Family, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un esperimento che ho visto un po' in giro su TikTok, c'è questo trend che gira e quindi ho pensato, a questo punto glielo faccio anch'io, dato che il penultimo video io non mi sono comportata proprio bene bene, ho avuto una reazione un po' eccessiva, ma raga, cioè, io ho detto che lo lasciavo per la moto, però ovviamente ero presa un attimo dall'ansia e dall'agitazione, è ovvio che non lo farò mai, non agirò mai così, può stare tranquillo con la sua moto, io avrò paura, però non ci posso far nulla se a lui piace. Per il video di oggi ho intenzione di servire la colazione a letto in una maniera un po' particolare. Andiamo a controllare se Peppe sta ancora dormendo, ma... Ok, Tanto non lo svegliano manco i cannoni. raga, allora controlliamo. Cioè, raga, dorme con Gianfranco. Allora, raga, dopo aver lavato le mani, ho preso un cornetto, poi facciamo succo, un po' americana, intercontinentale, uovo, bacon e un caffè. Se ci entra nel piatto anche un po' di banana, vediamo. Comunque, volete tipo dei video cucina con me, Pepios? Se sì, fatemelo sapere nei commenti. È tutto pronto. Ho preparato cornetto, ho messo un bounty, Porta fresca, panna, banana, piselli freschi, uova, un po' di tutto. tutto fresco. Una scelta molto vasta, spero piaccia. L'uovo non è venuto benissimo, però è buono, cioè l'importante è mangiare. E poi il succo, lì. E quindi adesso gli servirò la colazione, però prima devo... Avete capito, insomma. Ok, raga, pronta. Andiamo a servire la colazione. E raga, allora, Giuseppe continua a fare sonni tranquilli. Adesso lo sveglio. Spero che, tipo, non gli venga un infarto, non si senta male. Speriamo vada bene. Ci siamo, raga. Oddio, ma come apro la porta? Buongiorno. 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 Peppe. Buongiorno. Te. Stai migra. Non posso, le mani occupate. La luce. Lo so, ma ho le mani occupate, non posso. Non ho mani per spegnere o per abbassare il flash. Per favore, mi dai considerazione che me se ne stanno andando in cancrena Non le mani? puoi. Svegliati! Sto sveglio. E guardami, guarda che ti ho portato. Somebody once told me the world is gonna roll me. Buongiorno! Ti poggio qui la colazione. Buongiorno! Sì, normale. Basta guardarmi che mi sento in imbarazzo. Perché sì? Darti colazione. Buongiorno. Buongiorno. Allora, aspetta, prendi, vado a prenderti le posate e il succo, ok? Così? Sì. Ah, ma io non ti posso inquadrare. Raga, ma che sta succedendo? È impazzita! Ma perché sei a casa mia? Raga, è impazzita, Graziella, perché?
Non sei vestita! Allora, non ti posso inquadrare! Qui abbiamo il succo e ti ho portato le posate. Ma perché? Spiega! Aspetta, devo alzare la tapparella. Puoi mangiare che si fa freddo, ci ho messo tutto il mio amore. Lo vedo. Riesco. È buono. Contenta. Sì, l'uovo non è proprio venuto bene. Ma non ho capito. La vedo molto felice. Che dite voi, raga? Ma secondo te? Posso pubblicare questo video? Cioè. Sì. È un trend. Ma tu non sei vestita. Ma è un trend. Ma mica mi sono fatta vedere. Vero? No, guarda. Questo è YouTube. YouTube. Appunto. Ma mi puoi spiegare il perché? Perché volevo vedere se poi mi condividevi la tua colazione. Ma a quanto pare sei un egoista. Prendi. No, sto scherzando. Ho bevuto 12 giorni. Papà, che simpatico. Non chiami ce li hai. Cioè, tieniti vestiti e fammi da mangiare. Ti inquadro io un po'. No, 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 no. Che fai? Perché diciamo che ho avuto una reazione un po' troppo per il video della moto. Ah. Perché comunque io mi agito, cioè lo sai come sono, ho paura. E quindi per farmi perdonare ti ho preparato un po' qualcosina da mangiare. Ma l'avevo capito comunque già che non intendevi quello, cioè l'ho capito. Cioè è ovvio che l'ho detto perché era un momento di agitazione mia, però non l'avrei mai fatto. Io non ti voglio lasciare. Però cioè se ti scusi così per me puoi farlo quando vuoi. Cioè, tutti i giorni. Non so se mi piace di più la colazione o che tu non abbia vestiti, sinceramente. Sono un po' indeciso. La colazione, dai. Oh, va bene anche l'altro. Un video dove io mangio, ragazzi, bello. Comunque io invece mi chiedo, per quale motivo Gianfranco dormi con Gianfranco vicino? Perché ieri sera stavo giochicchiando. Mi pare che devo fare una storia con Gianfranco. E poi mi sarò addormentato, tipo, Gianfranco il mio guardiano. Raga, io spero che tutte le mattine possa svegliarmi così. No. Come non no? Essere così tanto contento. Graziella ha soltanto la faccia ora. Cioè c'è solo la faccia nel letto in questo momento perché c'ha freddo. Niente, cioè... Ok. Volevo provare questo esperimento perché è per vedere la tua reazione. Come è stata la mia reazione? Io stavo mezzo addormentato. Io ero tipo... Grazie, è stato tutto molto buono. Ah, siamo stati in tre a guardare. Anche lui si è rifatto gli occhi. Ma quindi, cioè, questo... Non è un prank, non è una challenge, è un esperimento. Un esperimento, i tuoi soliti esperimenti strani. Ok, io sono la cavia di Graziana. E niente, boh, non lo so ragazzi, un video... Fate finta che questo è un video extra, visto che almeno io non ho fatto niente in questo video. Non si sa come classificarlo. E il bello che tu non hai fatto niente, io non ci sono nel video. Spero che questo video possa esservi piaciuto, non so, perché è un video particolare. A proposito, il video della moto ha superato i 25.000 like, quindi convincerò Graziana a venire in moto con me. Però entrerà la zona rossa sicuramente tra un po' di tempo, perché ho visto un po' la situazione. E appunto, credo che non si potrà andare in giro in moto, quindi dobbiamo aspettare questo periodo. Comunque vi avviso sempre su Instagram, Graziana ha paura, evidentemente. Ciao! Non posso muovere le braccia, raga. Bella, raga, ci vediamo mercoledì con un nuovo video.